Prova, prova. Ok. Eh, perciò, poi come tutte le altre ore, io sono a programmare solo che a me piace parlare in inglese come hai fatto le altre volte, parlo in siciliano. Eh, sta pagliazzata praticamente, me la disse un amico mio che ci venne questa idea e a me mi piace l'idea ma se ci pensate in effetti eh, per me lo siciliano è lo, la prima lingua perché eh, in danni mia si, si, si parla in siciliano con mamma e con papà io parlo in siciliano perciò eh, siccome penso che la prima lingua tua è chi da cui parlava tu con la famiglia tua in danni dia Probabilmente lo siciliano, anche se sogno italiano, è la ma prima lingua, è l'italiano la seconda lingua, sempre se eh, vogliamo pensare che queste due lingue sono effettivamente due lingue diverse e non la stessa cosa, un pochettino diversa uno dell'altro. dipende da di come la pensi da questo punto di vista, può pensare in una maniera o in un'altra. Ma secondo me, lo siciliano, sia per le differenze del grammaticale cajave rispetto all'italiano, sia per le altre differenze nelle parole si può considerare una lingua diversa dell'italiano. In realtà questo lavoro che sto che stavi facendo noi è la continuazione di un lavoro che fece feci l'altro giorno. Eh, eh, tra l'altro quando io programmo effettivamente certe volte penso in siciliano, perché sogno per fatti miei, perciò posso pensare come voglio, e siccome la cosa che mi viene più facile è pensare in siciliano, penso in siciliano. Eh, solo che di solito mi stai muto non è che lo dico a questo come ora che parlo pazzo. Ehm, è un lavaggio che eh, piglioggere in una funzionalità, lo, 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 lo programma Redis e in particolare nella funzione CAIAVID per registrare gli oggetti, in lo client, che permette di non, eh, di non memorizzare tutte le chiavi, Uh, ma a mece memorizzare solo le chiavi che l'applicazione vuole memorizzare. Perché di solito tu hai due modi in cui questa cosa funziona. O tu memorizzi le chiavi eh, di, tutte le di tutte le comande che richiedono ogni chiave, ogni chiave richiesta da un comando che solo leggi e lui se la ricorda. L'altra la possibilità, che si chiama uh, broadcasting è completamente diversa e semplicemente a te ti arrivano tutte le notifiche delle prefissi eh, a cui ti registrasti eh, ora quello che, che stai facendo non è una cosa che a cambiare ma a cambiare invece la modalità che da normale in cui Redis si ricorda che chiave tu spiaste a lui solo che utilizzando questa nuova funzione che non è che tu la usi per forza che se la vuoi usare la usi eh, o se no la può disabilitare, di solito anzi è disabilitata, ci può dire a Redis, vedete che la prossima chiave che ti spiego, effettivamente la voglio, anzi, la prossima ancora che ti spiego, non la voglio memorizzare. In questo modo, Redis si può ricordare solo le chiavi che effettivamente sto client sta chiedendo a, a, a memorizzarsi. E l'altra a me, ci manca ricordarsi completamente. In questo modo Redis va a sparare la memoria invece di usare la memoria per tutte le chiavi che lo client ci spia anche se dopo eh, in realtà eh, diciamo lo client non se le registra queste chiavi invece tu ci dici vedi che chi sta me la stai a registrare e, eh, e fa solo questo. Questa funzione ha due possibilità una Iene opt in e l'altra è opt out, ovvero io ci posso dire do, che io di solito le, le chiavi che ti spiego me le riesco tutte, tranne quando eh, ti eh, dico che non me la stai registrando non me la registro, altrimenti si può fare anche lo contrario, io ci posso dire io di solito le chiavi non me le registro, tranne quando te lo dico. Quindi l'eccezione può essere o di una, un merso o dell'altro o ti lo dico qui quando me la registrerò e di solito non ne voglio, o allo contrario le voglio tutte e quando non la voglio te lo dico qui. Aspetta che cambiare questo sfondo perché sennò no non si vede niente. A posto. A questo, tra l'altro, si usa anche meno banda tra... nello streaming perché sennò c'era tutto il tuo sfondo che si smuoveva e era una confusione bestiale. Nella giornata, quando cominciava a fare questa cosa, ehm... Abbiamo cominciato a fare qualche situazione giusto per cominciare, non c'è niente praticamente. Semplicemente ca, eh, la funzione enable tracking la cangiavo in modo di piazzare le opzioni. A me prima si pigliava una singola variabile che c'è scritto bcast, ma ora a me ci sono diverse opzioni: perché ci posso dire bcast, ci posso dire opt-in, opt-out. Poi qua definivo questi flags che prima non c'erano, e ora sono definiti. Eh, a parte questo, ok, questo è lo, lo, lo modo in cui cambiavo la funzione enable tracking, ma già lo dessi, Però semplicemente già c'era lo, lo prototipo e ah, questo è lo prototipo e c'era la funzione eh, Vabbè, E poi ovviamente quando pulizievo le flag, ora è puliziare anche che deca prima non c'erano e era le ungevo qua Stessa cosa qua, sempre, quando puliziavo le flag che di nuove e che quando vai a testo per l'opzione bcast, siccome non è più un parametro ma è ormai sta variabile options, che in realtà aveva una serie di flag eh, in end logico, semplicemente vai a controllo se bicast eh, lo flag bcast è o no attivo in questa variabile. Ma poi per il resto è come ecco, lo programma è uguale a prima. Ora noi richiamo a fare. Eh, Prima di tutto, ci a fare in modo che lo client lo, lo comando client abbia l'opzione nuova per poter abilitare sto opt in o sto opt out. Dopo che lo client lo può fare eh, poi in maniera modificare il resto di redis in modo che ca effettivamente questa cosa poi funziona. Quindi, tanto per iniziare, andiamo, casino cane in lo, lo, lo comando che si chiama client. Ora quando facciamo eh, tracking on off direct, b Ora ciamo a dire okay, che prefix, bla bla bla. Che facciamo a dire opt-in, opt-out, poi andiamo a cercare un definito questo programma. Sto, sto sottocomando, opt-in opt. Out. Ce lo scriviamo in da perfetto ora qua ci sono le varie opzioni che noi teniamo leggendo qua per esempio ecco qua che facciamo noi bicast eccetera eccetera allora qua potremmo fare una cosa b cast ci dicevo vedere no veramente questi cacci potremmo dire come vedè... da options è eh, c'era scritto bicast ci diciamo option options eh, ci vendiamo ka ca... sempre lo flag perché ne potremmo avere una variabile più ogni cosa che ca... facciamo se no ne perdiamo di casa allora c'è scritto se un cast e cacciamo a dire if not options Uh, client tracking Bcast OK, è fino a è la stessa cosa. Bla 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 bla, ok, caccia a dire se sì, questo è uguale. E caccia dicemmo, ok. Questo era il do vecchio e questo è il chiedo nuovo. Va bene eh, questo non serve più ah tra l'altro questo options caso deve essere quindi questo options poi definito cassutta non ne serve più perché ora lo definiamo un capo eh, questo non serve più perché cacci passiamo direttamente options ora a maggiore però implementare la, re, la re storica di perciò k vabbè che potremmo fare cat and best di sta roba che è uguale se opt in semplicemente options vabbè la stessa surfa di can gap e cazzutta opt in e opt out è esattamente la stessa minescia caliata opt out giusto scrisse sì opt-in e opt-out eh, allora una siamo ok, qua stiamo controllando se ci sono delle opzioni che messo insieme non hanno tanto senso a mai dare, dare errore a cui chiamarlo comando perché non ha senso questa cosa che sta facendo in questo caso per esempio uh, se cangia, se prima lo tracking era già abilitato e cambia di cast, a non cast già c'è l'osco Un'altra cosa che noi volevamo fare è la seguente. Se eh, segni le opzioni Git di nuovi, BCAST è abilitato, è E' abilitato anche ma non nel flex però nelle opzioni battaglia ne che di nuovo che vuole ed è anche abilitato ho chiesto ho chiesto Aspetta come me ne posso nascere di questo raffreddore disgraziato Cargalai un mese praticamente Vabbè Allora, se nelle opzioni c'è Bcast E eh, nelle opzioni c'è magari Opt-in o Opt-out eh, allora c'è l'OSCO Perché queste due opzioni insieme non hanno senso Perché Bcast come comodissimo non, Lo server non si, non si ricorda niente e che si servono per manco farci a ricordare certe cose quindi non ha senso e sicuramente chi chiama lo comando sbaglia perciò diciamoci se non funziona la cosa tra l'altro so che da passano che stanno pensando sono completamente pazzo in questo momento vabbè forza del gioco l'importante è crederci in questi allora Ci dicemmo uh, opt-in eh, and opt-out is not compatible with because. È giusto. Opt-in and or opt out and actually, uh, Opt-in uh, opt out non sono compatibili. R not compatible with the cast ok e ritorniamo l'errore dopodiché quando qua facciamo enable tracking non mangia il can tracking dot si vabbè qua semplicemente eh, ci sono le opzioni Ok, e poi niente, cacciamo a dire semplicemente... Ca' ne pigliamo... Eh... In realtà, in teoria noi ne potessimo semplicemente copiare paro paro tutte le opzioni nelle flag, ma forse se lo controlliamo meglio, so che succede è meglio alla lunga. Perché a così ci dicevamo i flag sono le opzioni, ma pigliate solo queste due perché le le stiamo abbreviando in maniera diretta. perciò anche questo lo abbreviamo in maniera diretta. Lo tracking, così diciamo a così, diciamo è meno implicito è più esplicito tutto sommato non è una, una cattiva idea però in realtà complica il programma a matura non lo so me le pinzate. però lascia sa così e me ne foto poi si vede eh, va bene allora tanto per iniziare siccome cangiamo una di cose vediamo se sto cosa ancora compila eh infatti un punto un cazzo un semmo una vita sto cosa a compilare. Buonanotte. Avanti, dai. Ah, ce la faccio. Allora, tanto per iniziare facciamo girare lo test. Per vedere se si spascia qualcosa o se funziona ancora. Ok, chi doveva funzionare prima, funziona ancora. È già è una cosa. Poi ehm, Ok, ora che siamo combinati a così, ok, in realtà noi abbiamo bisogno di altri due flag, perché questi flag dicono se lo client sta facendo, se è in modalità opt-in e opt-out, ma quando effettivamente poi ci sarà lo, lo comando che sto qua, client, Uh, caching yes o oh, client caching no per dirci se lo prossimo comando se la va a ricordare o no la chiave che c'è da mienzo mi serve mentre in dello client un flag che si ricorda solo più un comando uh, in realtà In realtà mi serve un flag solo perché se è attivo opt-in o opt-out io ci posso dire se è attivo opt-in ci posso dire solo client caching, yes. Non ha senso che ci può di no, se è lo default è dopo, anzi, ogni errore. Allo contrario, se è attivo l'opt-out direci client caching, no. Yes, non aveva senso, ok, quindi in teoria me ne possono essere anche solo con uno solo. Ok, la chiamiamo caching. Perché è così che si chiama effettivamente lo, lo sottocomando che ci sogno poi già eccedi uh, con uh, was even depending on opt in opt out mode ok De in base a, como, a quale di questi due c'è attivo significa che a adesso caching o oh yes o oh no eh, a sto punto possiamo implementare questo comando client caching sì o oh no ok ma io ce l'ho qua yes no forse non ce l'ho vediamo perciò guardate di che sta cane on off skip ok skip me era un'opzione che in realtà yes no Allora, capri chi c'è scritto yes e no. Ah, client kill. Ah, ok, chi sto nello kill? Qua Come vuole. Allora. Ok, skip me. Ah vabbè cavazzo proprio a così che controllo se c'è. Vabbè, facciamo acusteca è la stessa cosa infatti. Allora, qua viene una facciamo tracking. Subito dopo ci diciamo Si è caching. Ok. e 2, allora vediamo è client caching, yes, sì, quindi lo do, ok, if... Mm, Ok, però andiamo a fare una serie di controlli. Quando per iniziare, K è, è syntax error. perciò add reply shared syntax error. Ok. K comunque andiamo a controllare K. IF. Ok, tra l'altro ora mi stai ricordando che ancora i controlli che facevamo su opt-in e opt-out non sono abbastanza, nel senso che, no, ah no, prima le pulizie, se uno poi chiama il client tracking e, e cambia le cose, bisogna vedere se è sempre ok il risultato finale. Comunque, per ora andiamo avanti così, se no ne, ne perdiamo di casa. Perciò, flags opt in ok quindi se io dovessi yes e avere opt in attivo altrimenti c'è l'osco quindi se è opt in attivo io posso fare cagistuccalo flaggo questo flag caching che dura 12 mesi ma dura altrimenti a dare errore perché a dire Okay. a meci cassutta è yeah, esattamente al contrario quindi se opt out è attivo va bene se no è valido solo quando è opt out e cacci siamo però mi a fare anche un'altra cosa male perché eh, tanto per iniziare prima di fare tutte queste cose se un ziemi manco in modalità tracking già c'è l'osco perché Tu sto comando non l'avessi da chiamare completamente su un sì in questa modalità. Quindi cacciamo a vedere. Allora tanto per iniziare il caso return non lo potremmo levare perché comunque ritorna a prefatti sua quindi che ci dicemmo. Ok. E ci siamo? Però questa volta andiamo a girare subito dove siamo. Quindi ora carichiamo l'opzione e facciamo questa situazione qua Ora vediamo se funziona tanto per iniziare. No? Uh, ok. Vediamo che dice in trabbana, se state capendo qualcosa, vediamo che scrivono sembra una puntata di Montalbà. No, ma che il dice per eh, rinfrescare non italiano, ma anche se parlavo in italiano, c'è potete componere. Esattamente allo stesso modo, mi sa, mi dispiace, ma non è questione d'italiano. Vabbè, continuiamo, va? Come se dice in siciliano, per noi è la gira, andiamo a libertare. Ehm... Ok, casi con Bela Sì, facciamo una cosa. Facciamolo funzionare. E vediamo se sta cosa almeno funziona come se funziona. Ok, se sì, abilito sta cosa in opt-in, non ci può sudere. di questa maniera ci può sudere. No, non sta funzionando perché lo client è in eh, modalità tracking, giusto? no, perché è on no, c'è qualcosa che non funziona, daremo okay che non funziona allora, tanto per iniziare, andiamo a mettere come si chiama lo flag Client tracking si chiama, normale. Vediamo se i flag sono giusti. 32, 32, 32, 36 e sono giusti. Quindi vediamo chiave Ah, sbagliavo. Caccia dire se non è abilitato. Ok. Ma scusate. Facciamo la re opt-in. Ok. E che sto funziona? Solo che mi scordavo che rispondere ok, qualcosa. Ah, ma qua c'era un discorso. Eh, che ci posso dire? Yes, ci posso dire, magari un altro argomento che era tipo silent per dire comunque manco manco a rispondere. Anche se è un po' una minchiata della verità. Perché, comunque, siccome una cosa del genere tu la spedisci in una pipeline, non è che se ti arriva una risposta in più te niente, in realtà. Componiamo solo le cose, quindi facciamo una cosa: va? quando noi arriviamo K, se noi arriviamo a superare che, allora K arriverà un N se c'è l'errore, ma se non c'è l'errore, no, noi semplicemente rispondiamo: ok, e siamo pagati. Vediamo, facciamo tutte le cose da capo, Ci facciamo così Ok, ora funziona. Ovviamente se io ci dico a così, io non avesse funzionato, perché questo si può mettere solo se faccio... Allora, se faccio opt-out a meci, mi fa dire solo no. Ma non mi fa dire yes. Eh no, sbaglio c'è cioè, caro mio. aspetta, ma c'è l'osking, dico, è giusto, sparte, che ci fu? perché qua risponde una volta sì e una volta no, allora, no, perché qua no, andiamo a fare sempre il ritardo, se no c'è l'osco, ok? vabbè, quando rispondiamo andiamo a rigirare, se no ne componiamo, Solo in questo caso, questa sta la risposta comune, che è ok. Giusto? Vediamo se è vero. Ok. Eh. Ok, questo non si può fare. Ma questo se la colla, eh? Aspetta, non so se ok. Questo non funziona e questo si, sì. pare giusto, però è dura. Che ha sbagliato? Ah, perché? Ah, ma mi sa che. Quando io fai, faccio così, che c'è un syntax error, tipo K. Poi. Allora, voglio testare è Giusto, sta cosa. Quindi. Allora, io abilito il tracking Senza mentre dice opt in e opt out. E questi due vanno a fallire, tutti e due esattamente, e funziona poi L'astuto. la, stoto, la Marie Co opt in a questo punto. Cashing, yes, va a funzionare. Cashing, no, non va a funzionare, e ci siamo poi disabilità. ma richiesto. è l'abilità Marie, però stavolta è Co opt out. Stavolta questo aveva funziona ave. ok questo non ha a funzionare ma questo sì e questo no vabbè funziona poi scriviamo le test. ok a questo punto noi abbiamo la possibilità di avere questo flag tracking Sta cosa k qua, quando è che andiamo a giocare? Andiamo a giocare K qua. quando c'è sta funzione che è tracking remember keys. Ora allora, sta funzione è chiamata quando eh, ci sono i comandi ridonni, perfetto. Va bene. Allora sta funzione tracking remember keys, tagliamo che la chiamiamo nuati. Eh, perché... allora noi la chiamiamo K e sta cosa mi sta bene però c'è un problema quando noi la chiamiamo col che fossimo K esatto tutte le volte che c'è un errore e io scrivo flag transaction e questa cosa succede diverse volte infatti flag transaction un va a ok al di là di flag transaction eh, io volessi sapere una cosa altri comandi tipo per esempio uh, asking questo flag no comando asking io voglio sapere asking uh, quando faccio in rediscala perché sto qua che stiamo facendo è molto simile a, a lo comando asking esatto che strumento sto flag k ma è sto flag non è che lo polizio vediamo ecco lo, lo lievo ca. ne reset client allora significa che la stessa cosa uguale la posso fare k allora vediamo Ok, andiamo a fare la stessa cosa eh, precisa. Quindi, fino a quando non lo chiama client. Ok, allora, andiamo a fare la stessa cosa di quando iniziare. Cerchiamo un facciamo questa cosa. Ok. Perciò. La stessa cosa è uguale sono indrano molti perché sempre caching yes o caching no va a riguardare la transazione sana se c'è una transazione quindi se lo comando di prima non è client che tu che eseguivo ora ora vai a polizio sto flag Ok, la cosa bella di quando tu hai un paradigma che già usaste per risolvere un problema simile perché anche questo asking fa praticamente la stessa cosa precisa cioè lo prossimo comando che tu vai a eseguire cambia la semantica perché ti disse prima che tu solo per lo prossimo a fare una cosa e questa è la stessa idea precisa specificata eh, per cui potremmo copiare nel QN meno che cosa facciamo tanto sapendo che probabilmente facendo così eh, la cosa funziona giustamente questa volta ok mm. ora che facciamo questo Potremmo ieri cane nella funzione che stava ieri a ricordare o no le chiavi eh. Ok, chi sta cosa cane Un'equa chiamata? Dovesse essere K. Andiamo se è vero? Sì. Ok, K io ti dico se è tracking, eh? va bene. Quindi già quando io chiamo K, Si function scored, affiliate execution, copy lights, tracking enabled. And the tracking is not in the cast mode, va bene? Quindi, tanto per iniziare eh, a essere più specifici, non lo commento perché io ora, per esempio, cercava di capire sta cosa, ma non c'era scritta. Quindi, ora io modificavo lo commento in modo che c'è scritto meglio che dove effettivamente la funzione fa e in che situazione viene chiamata. A così, la prossima volta che mi a i io so già che, che cominare. Eh, allora qua okay, vabbè, idosibia chiave, ma prima di tutto io dovrà fare questo conto. Sì, sì. Si. si è abilitato l'optin ok. Allora, facciamo così per essere più chiaro. Lo sa, che pare un programma scritto di un bicchiere di scuola elementare. Ma in realtà, poi vi faccio vedere quando è meglio. Così. Allora, abbiamo ave tre variabili: una è se è abilitato l'opt-in, una è se è abilitato l'opt-out, e una se prima ne dessero caching, yes or no, ma alla fine che tu ne dessero, dipende praticamente se è abilitato l'opt-in o l'opt-out allora, se l'opt-in è abilitato ma non ne dessero caching siccome l'opt-in significa memorizzate solo le chiavi ti di questo client caching, yes se uno è uno abilitato e l'altro no me ne torno perché non ne fare niente allo stesso modo se l'opt-out è abilitato ma Mi dissero di no, anche se di solito faccio lo caching, me ne posso tornare allo stesso modo. Vabbè, qua potremmo dire. Magari che la facciamo un po'. A queste case no, il livello degli angeli. Va? Ok, e qua ci vendiamo un commento per fare capire che sta succedendo. Ok, praticamente avesse a funzionare in teoria. Vediamo che come no. Eh, K, semplicemente invece di chiamare Sign si chiama C giusto per corsare tanti. Va bene. Tra l'altro, queste variabili in realtà servono tutte per questo discorso, perciò se noi le vendiamo a così. Quando uno si va a leggere il programma Poi è più semplice capire che tutta questa situazione Fa parte della stessa logica Vedete che è bello? Perfetto Allora Vediamo che indeciti Ah, ma casi la mente non parlo di capisce un cazzo giustamente se però ci dessero ce l'hai visto vabbè dai ma la prossima volta poi parlo in inglese arriva ragazzi ne cava a nicchiare e ora è solo piena per, per oica si va via dai un po' di scherzo ci vuole se no se poi diventiamo troppo seri è a di chiangere va bene Tanto per iniziare vediamo se sta cosa funziona. Allora, ora io a capire se sta cosa funziona. Eh compilare compilavo, mi pare di sì. Facciamo una cosa. Facciamo con Telnet. Perché ci diciamo passammo in modalità resp3. Di sta maniera è più facile provarlo perché io recito per esempio client tracking on opt-in, so, quindi di norma tu non crescerà se non te lo dico qui. Quindi, se io in questo momento faccio get foo, poi faccio ing foo, eh, no, c'è l'osco già, già c'è grande losco. Non mi viene succedere questa cosa perché a ah, mia non mi è arrivare un messaggio di invalidazione di una chiave che i visto che sono in modalità opt-in non mi riesco a arrivare no non funziona completamente vediamo se funziona lo contrario se cerco dico... no non funziona completamente non è della dritta e manco della reversa come mai non funziona completamente niente vediamo quindi se ti disse opt in ma non ti stai dicendo che sto tenaghieri e c'è la condizione allora che questi due avessero essere giusti allora facciamo un va

in questo de de, no, anche dello diff ok questo ind va bene perché tanto ca c'è la doppia negazione quindi non succede niente Cava, eh, questo qua è un booleano è eh, 0 1 perciò non c'è problema e poi altri ind mi pare che non ne vedo esatto erano k ma ora che furono è fuorrogangiato va bene ora questo funzionare se Dio vuole, tra l'altro, sogno però in siciliano, se Dio vuole, è importante dirlo. Sa com'è? Allora, facciamo la stessa cosa andura. Solo che non so, scrivere forse. error di chi allora eh, c'è, sì, no, invece di dire on OK. Se ora io chiedo la variabile foo, poi la incremento, perfetto, non mi arriva il messaggio in validazione. Se ora invece ci dico caching yes, eh, client caching yes, e ci dico get foo, e ci dico get bar, ora in teoria ci dici foo, da ricordare se lo, perché lo comando è immediatamente dopo client caching yes, ma bar... Non se l'avesse a ricordare perché a questo punto con un marchio più prossimo. Vediamo se è vero. Se ora incremento fu, mi arriva il messaggio in validazione. Ma se incremento bar non mi arriva. Ale, funziona. Allora a questo punto facciamo lo commit. E... P -p -p -p. Abbiamo lo commit di prima, È inutile che faccio 50 commit. Circo tracking, opt in, opt out, implemented. E fu così che praticamente mi punta un commit, anche se in realtà feci, lo progettavo ieri, non cominciavo la, la, la giornata, non cominciavo, poi lo finivo, però poi pare che ci stetti 5 minuti e che rubo il pane. A me no, è un po' più complicata da così la cosa. Allora, opt-in, opt-out, implemented. Show. Va bene a questo punto facciamo una cosa visto che appare che funziona anche se andiamo a scrivere le test eh, quasi quasi gli faccio chiave Ah! ok ok ora c'è tutta l'imprendizione ok perfetto vabbè Facciamo merge, a sta roba ce l'avevo in inda e facciamo anche un bello push. A questa con la se la scarica. E poi vi saluto. Failed. Via mucca, via mucca. Ok. Ok, io vi saluto, anzi prima di tutto e dopo vi saluto. Ok, 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 I can switch to English again, given that this experiment finished for today. Uh, there is somebody that missed it, ok, ma anyway, there is the recording. Assume this is interesting at all, probably not, but it was fun. Uh, so we implemented this uh, this opt-in and opt-out functionality in client-side caching, and uh, this is very useful in order to make the feature more selective. So if a client is caching just a very small number of keys, it's interesting that I can say to the server, uh, "I'm caching this. I'm not caching this one." Uh, it becomes uh, a lot more. Uh, selective uh, and uh, will free uh, memory on the server side and at the same time it will uh, allow the the client to receive less messages about invalidation messages uh, for keys that were never cached so there are two uh, in, um, improvements here one is the memory used by the server while tracking the keys and the other one is uh, from the point of view of um, uh, of the bandwidth used between the server and the client. Okay, enough is enough uh, for today, and uh, thanks for watching. See you next time. Bye.